Ok, hai la parola, Luciano. Va bene, Michele, allora ti spiego un attimo cos'è questo marchingegno che hai davanti. Questo è un carro cosiddetto meccanismo cardanico, cioè roteante, ideato e realizzato nel 1900 da un nostro concittadino, Giacomo Schiavuta. Il meccanismo è semplice, la funzione anche. Ha ideato questa struttura mutuandola probabilmente da una catapulta o da un verricello ai quali si riferisce questa figura, questa struttura. E c'è questo che vedi qui dietro, proprio un palo che rotea, da qui il nome cardanico, in modo che questo asse lunghissimo, vedi, non soltanto si alza e si abbassa e si sposta a destra e a sinistra, ma rotea. In questo modo, per la prima volta nel 1901, si è potuto portare fuori il Cristo attraverso la porta di San Domenico. E questa che vedi, Michele, ecco, questa è il primo documento fotografico del 1901, l'anno dopo dell'ideazione di questa macchina, che è smontabile. La si smonta, la si porta davanti al Cristo, la si rimonta e si cava fuori completamente il Cristo in sicurezza per mezzo delle corde. Questa è una fotografia del 1901, quindi ha 120 anni, più di 120 anni. Infatti vedi che non c'è più lo skyliner dietro come adesso, è completamente diverso, vedi, non ci sono più i bagni salire, non ci sono più quelle case, eccetera. È praticamente una delle fotografie più antiche di Chioggia. Questo che vedi, che è un camuffamento del carro cardanico ideato da un nostro illustre concittadino che è Aristide Naccari, che ha cercato di imitare, camuffare il carro con il Golgota, il Monte Calvario, vedi, con delle strutture di cartapesta, eccetera. Quindi il Cristo eretto completamente in verticale sembra proprio conficcato nel Monte Calvario.